vita, perché la vecchiaia, perché una gioia, perché un figlio, perché gli sposi, perché tante cose avvengono, devi saperlo, perché possiamo vivere meglio, perché possiamo dare un senso alla nostra vita. E il problema oggi è che tutta questa generazione è che non sa il motivo per cui vive e perde il senso della vita. Allora, cosa più importante è recuperare questo senso della vita, avere un motivo per cui si vive, non solo, ma nascere in noi la speranza che è possibile, essere felici, che coincide esattamente col fatto che tu possa amare, che tu abbia un cuore di carne. È pericoloso avere un cuore di carne, perché è morbido, perché ti lasci portare dove il Signore vuole, pericoloso, ma è anche molto bello, perché col cuore di carne si può amare. Si può amare, non quello di pietra, non ami niente. È una delle piaghe che oggi uno non è capace di amare nessuno. Mentre invece il Signore dice che è possibile, con lui, col suo spirito, senz'altro, è possibile. Allora, per questo, alla fine della recita, trovate un po' di persone che sono in fondo alla Chiesa. Alcuni mi danno un volantino, ve lo potete dare. Ho fatto anche un po' di segnalibro, perché è un promemoria, perché tu ti ricordi il 5 di febbraio inizia qualcosa di serio, di importante per te. E questa sera, se io vi dico queste cose, perché Dio ha voluto che tu ricevessi questa notizia. E non so perché ci sei tu e non c'è un altro in questa chiesa, però ci sei tu. Quando la Signora, ci sei tu. Allora, a te il Signore ti dice che il 5 di febbraio inizia qualcosa di serio. Sarà un'oretta, cena, tra le 21:30, alle 21:15, alle 10:15, un'oretta, ma sarà essenziale per la tua esistenza e per la tua vita. Sarà presentato bene. Allora non li paghiamo. Anche perché non voglio essere pagati, ma se volessero non li diamo stesso. Però sono tante altre cose che ci vogliono. Abbiamo fatto ieri sera una colletta, abbiamo raccolto una certa cifra e la facciamo anche stasera, perché dobbiamo arrivare più o meno. E il Signore poi ci aiuta. Il telefono modalità aereo. E anche io devo le spese. E la facciamo anche perché non vorrei qualcuno, ieri sera non c'era, stasera c'è e poi si offende perché non c'è la colletta. Non vogliamo che si offenda. Ecco come vede la nascita di Cristo. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu inviato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei l'angelo le disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, sapesse un tale saputo, ma l'angelo le disse:
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio ti darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ma com'è possibile? Io non conosco un uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore. Fatica, i preparativi e poi
idonei a Gesù, idonei a bambini e così via. Tutti gli anni, per sempre, ogni epifania. Ma perché? Ma perché? Oh, fammi sentire un po' se questa gente ne sa qualcosa. Oh, buonasera signorine, signorini spettatori. Siamo gli assistenti dei magi. Vi vorremmo fare delle domande. È la prima volta che venite a questa festa? Vi aspettate qualcosa di nuovo? Sapete qual è il significato di doni? Forse ti stai chiedendo come mai tutto si ripete. L'avvento, il Natale, la Quaresima, la Pasqua e anche l'Epifania, evidentemente. Credo che Dio conosca bene come siamo fatti. Quanto poco ci basta per scoraggiarci. Siamo di sviata facile. Sì. Ma pensa un po' alla terra promessa. La conquista della terra promessa. 400 anni di schiavitù. Le 10 piaghe. Mosè. La Pasqua. La fuga dall'Egitto. Il Mar Rosso, cavallo e cavaliere, tan, i popoli nemici, pum, pum, la conquista, Giosuè. Lungi da noi abbandonare il nostro Dio. E come no? Mezz'ora dopo, il popolo di Israele si era già inguaiato con gli idoli dei popoli sconfitti. Forse. Ma quante volte deve nascere Gesù? Penso. Ma quante epifanie occorrono perché l'uomo si converta? Credo. Ma quanti miracoli servono perché l'uomo creda? Ascolta. Ma quanti segni deve dare tu perché? Oh, mi fai parlare. Va bene, dimmi. Allora, volevo dire che secondo me, ecco, forse mi sa che me lo sono scordato. Dio sa come siamo fatti. Ah, ecco sì. Ci basta poco per scoraggiarci. Infatti, mi veniva una cosa del tipo: lo spirito è forte, ma la carne è debole. Però ora, detto così, suona un po' male. Sì, suona tipo cornacchia. Sciagura voi. Ma ho capito cosa intende. Siamo creature fragili e incostanti. Ma Dio ci assiste rinnovando ogni giorno la sua alleanza per combattere la nostra buona battaglia. A volte si vince, a volte si perde. L'importante però è andare avanti. Popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran luce. Ma perché continuiamo a peccare? Beh, in effetti con il battesimo dovremmo rinunciare al male. Ma dovremmo forse vivere felici e contenti per sempre? Hai moltiplicato loro la gioia e accresciuto la letizia. Ma che? Ci perdiamo in un attimo? Ci troviamo a vivere stanchi e oppressi dalle nostre infermità. Ma quel giogo che pesava sopra il popolo. E quando perdiamo la speranza, niente ci può sollevare. Perché è come se ci fosse un bullo che ci perseguita. La verga dell'aguzzino l'hai spezzata come a Madian. La speranza proprio non la riprendiamo mai. Tu l'hai spezzata come a Madian. Soprattutto se sei già caduto e il Signore ti ha liberato una volta. Come a Madian. Sì, ma tu ci sei ricascato come Israele subito dopo la conquista della terra promessa. Come a Madian. Ma chi è questo Madian? Dice Baol, Madia, cassettone in legno con coperchio che si usa nelle case di campagna. Impastare il pane per custodirvi farina, lievito e altre sostanze alimentari. Madia! Madia N, stesso il cassettone in legno però usato in terre germaniche. Ma si può sentire una cosa del genere?
e non dico altro perché siamo nella casa di Dio. I Madianiti erano un popolo che abitava vicino agli ebrei, girava insieme a loro nelle stesse terre, e Mosè si unì a loro quando, scappando dall'Egitto, sposò Zipora, figlia di Esro sacerdote del Dio Altissimo. Praticamente erano parenti degli ebrei. Più o meno erano parenti, però poi quando Israele raggiunse la terra promessa, i rapporti si inasprirono e i Madianiti divennero dei terribili oppressori per Israele. Ma guarda, è proprio curioso che oggi, qui, fra l'altro spontaneamente, mi abbiate chiesto dei Madianiti. Perché? Perché oggi volevo raccontare la storia di Gedeone. Chi? Vedete. Israele si era allontanato dal Signore. E Nova. Il Signore lo mise nelle mani dei Madianiti, che divennero dei terribili oppressori, finché non sorse un Salvatore che li liberasse. Dai Madianiti? No, dagli idoli. Ai Madianiti ci pensò lui. Ma chi? Gedeone? Gedeone si ribellò agli idoli. E Dio pensò ai Madianiti. Non ci capisco più nulla. Allora facciamo così. Ora voi andate di là, andate a cercare Magi se non hanno perso la strada, se stanno arrivando, se va tutto bene. Poi guardate la storia, se alla fine c'è qua, ma alla fine, se non avete capito qualcosa me lo chiedete, però alla fine, va bene? Ti pareva, è come a scuola. Lui non si sa spiegare e poi colpa nostra. Ma un pochino di ragione ce l'aveva, Un pochino? Ma se non ho capito? Se non hai capito prima, ascolti, stai attento, poi se mai dopo fare domande. Oh, ma se non ascolto? Sì, non ti preoccupare, te ascolta e poi fai le domande. E se riesco a parlare io? E sarà un sogno per tu. Ma come? Davvero? State a sentire, dal libro dei giudici, gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Il Signore li mise nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece potente contro Israele. Per la paura dei Madianiti, gli israeliti lasciarono le loro case e adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Corri a nasconderlo e torna qui. Quando era tempo di raccogliere, i Madianiti venivano, si accampavano e distruggevano tutti i prodotti del paese. Non lasciavano in Israele mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini. Arrivavano numerosi come le cavallette, essi i loro cammelli, che erano senza numero. Venivano nel paese per devastarlo. Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madia. Vado e torno. Fai presto. Poi gli israeliti gridarono al Signore. Buongiorno, scusi se mi permetto, ma non è prudente stare qui. Arrivano i Madianiti e se la trovano qui da solo potrebbe essere derubato o peggio. Pace a te, Gedeone, figlio di Joas, uomo forte e valoroso. Il Signore è con te. Oh Signore, se il Signore è con noi, perché ci capita tutto questo? Dove sono i suoi prodigi? Ci avrà anche fatto uscire dall'Egitto, ma adesso ci ha abbandonato nelle mani di Madian. La pace sia con te, Gedeone, figlio di Joas, uomo forte e valoroso. Il Signore è con te, va con questa forza e salva Israele dalle mani di Madian.
e dai col forte e valoroso. La mia è la famiglia più povera di Manasse. Io sono il più piccolo della casa di mio padre. C'ho un fisico che sembra un bacchio e i miei fratelli mi chiamano Resisti. Ma mi ci vedi a salvare Israele? Io sarò con te, ma non tu sconfiggerai i Madianiti, come se fossero un uomo solo. Ma con questa forza mi distruggi Madian. Senti, siccome è da stamattina che sono qui sotto il sole e può darsi che ci abbia anche le traveggole, se non ti offendi, io farei così. Corro a casa e ti preparo un'offerta in segno di rispetto. Poi però mi dai un segno che sei proprio tu che mi stai parlando. Mi sembra onesto. Resterò qui ad aspettarti. O dov'è? Mi scusi, ha visto un tipo alto alto, secco secco? Gedeone? Sì, lui. Ora torna. Ah, grazie. Ma lo vedi anche te? Che? Il tizio sotto l'albero? Oh, corri, mettiti in ginocchio! Perché? Fallo e basta! Ti ho portato focacce, azime e un po' di brodo. Metti tutto qui su questa roccia e versa sopra un po' di brodo. Se era buono, si chiamava brodo. Stai zitto se vuoi vivere. Siamo fritti! La pace sia con te, Gedeone, non temere, non morirai. Sembra di sì. Cosa voleva da te? Ma non lo so, mi ha detto pace 2 o 3 volte. Ah, buon per te. Qualcosa tipo, sei forte, vai a salvare Israele. Ah, niente di serio. E ora cosa intendi fare? Ma non lo so, sento come un fuoco che mi arde nel petto, sale su alle spalle e arriva alla gola passando dal collo. Sarà lo shock? Sarà che un tempo eravamo un popolo libero e adesso viviamo nascosti nelle caverne come topi spaventati dal gatto. Sarà che un tempo parlavamo con Dio come un uomo, come un padre, e adesso adoriamo idoli muti fatti dall'uomo come se avessero il potere di liberarci e non il contrario. Sarà che sarà, ma sai cosa? La sua voce
la salvezza. Cresce alto e si riesce a mieterlo prima che arrivino i predoni? E che fai, dubiti? Io? Ma di certo. E allora, guarda, non fare certe ironie, eh? E poi te lo devo dire, guarda, mi dispiace, ce l'ho qui. Cosa? Sei proprio una gran presuntuosa. Io? E perché? Vengono a migliaia da tutto il paese per sacrificare a Baal. Saranno tutti dei cretini. Sarà in forma solo te, guarda. Via, non volevo certo offendere nessuno. Questa storia mi sembra... Ti sembra? Mi sembra...
sembra quantomeno illogica, ecco. Illogica? Illogica, dice lei? Sì, illogica e cattiva. Cattiva? Sì, illogica, cattiva e anche stupida. C'hai i predoni alle porte e ammazzi il cane? Ma come osi? Pensaci bene prima di fare certe affermazioni. Oh, preferisci prendere il posto della vittima? Ah, paura. Ah, ah, che succede? Sacrilegio! Scempio! Sciagura! Siamo rovinati! Aiuto! Siamo rovinati! Siamo rovinati! Aiuto, mio Dio, come faremo? Aiuto! Aiuto! Che è successo? Cosa vi è successo? Cos'è successo? State bene. Ho accompagnato mia cugina perché voleva fare un voto a Baal e quando siamo arrivati l'altare era distrutto e al suo posto c'era quel cartello. Cosa avranno scritto in questo cartello? Ad oggi questo luogo sarà chiamato Signore Pascolo, perché oggi, udito la sua voce, annunziare la salvezza di Israele. P.S. Gli idoli sono cacca fritta. Gli idoli sono cacca fritta! Chi è quel pazzo che ha scritto questa cosa? Ma chi è stato? Tu! Proprio tu. Io? Ieri sei andato avanti e indietro fino a sera. Sei sempre passato qua davanti. Devi aver per forza visto qualcosa. Dici chi è stato! Sì, dici. Parla! Il nome di quel blasfemo, se no per gli dèi pagherai te per loro. Mai, neanche sotto tortura, però direi Gedeone. Gedeone, non pensavo che fosse un nome così comune. Pazzo, ma ci prendi in giro? Perché l'hai fatto? In effetti è stato un gesto un po' impulsivo, ma avevo le mie ragioni, eh? Maledetto, ma come hai potuto? Sei la nostra rovina, dovrai pagare con la tua vita! Fermi! Fermi tu! Giù le mani da mio figlio. Lasciate che si discolpi per quello che ha fatto. Bene, io assi il saggio. È bene che tu sia qui. Gedeone, cos'hai da raccontare? Beh, certo. Mica facile. Vabbè, non ci sono tanti modi per dirlo, quindi ve lo dico e basta. Mi è apparso l'angelo del Signore. Mi ha detto di buttare giù l'altare di Baal e di salvare Israele dalle mani di Maria. A morte! Deve pagare! No. Silenzio! Ios, cos'è da dire in merito? Se volete voi difendere la causa di Baal, sappiate che chi difende Baal domattina sarà morto. Sarà messo a morte e domattina sarà morto. Se Baal è un dio, ditegli di venire qui e difendere la sua causa, perché è stato distrutto il suo idolo. Oh, finalmente qualcuno che ragiona. Io non sono d'accordo. Anche io. E poi non se ne può più né dei madianiti né di tutti questi idoli da sfamare. Ma che dire, è un sacrilegio, moriremo tutti. Sì. Ma vattene via, per favore. Ma per piacere, ora basta. Noi siamo giunti su questa terra seguendo Dio, lo stesso Dio che ha parlato a Gedeone. E noi siamo qui ora, vessati dai madianiti, tartassati, viviamo come sfollati, e tutto per colpa di un idolo muto e di una pazza eretica isterica. Oh! Ma fammi piacere! La stele di Baal non era mica un ciottolo, c'aveva il fluido. Ma fammi il piacere, te ne vai via. Basta! Faremo come ha detto Jos. E te, Gedeone, se veramente il Signore ti ha parlato,
raduna un esercito e vai. Anche io sarò dei tuoi. Anch'io. Anch'io sì. Sì. Moriremo tutti. Vedo già gli avvoltoi volteggiare sopra. Sì, mamma mia. Ma fammi il favore. Pippa, ma fatti vedere. Ma dopo bravo, mi raccomando. Bene, bene, bene. Insomma, all'inizio non la prende tanto bene, eh? A tutti arrabbiati. Eh? Erano tutti arrabbiati perché Gideone aveva seguito quello che gli aveva detto l'angelo e aveva distrutto l'altare di Baal, l'aveva costruito dal Signore, e tutti inizialmente lo vogliono quasi uccidere, finché però si convincono e decidono di seguirlo, anche contro i madianiti. L'unico che inizia a avere qualche dubbio è Gedeone, strano, eh? Inizia, in effetti non è così usuale trovarsi a faccia con l'angelo di Dio. Voi ci siete mai trovati? Lui ci si è trovato e inizia a questo punto a chiedere altri segni, perché andare contro Madian non è una cosa così semplice. Il Signore pazientò molto e cercò di rassicurarlo in ogni modo. State a sentire e vedere cosa gli fece. Gedeone disse a Dio: se tu stai per salvare Israele per la mia mano, come hai detto, ecco, io metterò un panno di lana nella terra, sul terreno. Se domani ci sarà rugiada su tutto il terreno, mentre il panno resterà asciutto, saprò che salverà Israele per mano mia, come hai detto. La mattina dopo Gedeone si alzò per tempo, camminò fino al vello, lo prese e lo strizzò, ma era completamente asciutto, mentre sul terreno tutto intorno ci fu la rugiada. Ma ancora non gli bastava. Sentite, Gedeone disse a Dio: non adirarti contro di me, io parlerò ancora una volta, lasciami fare la prova con il panno, questa volta però al contrario, resti asciutto il terreno e ci sia rugiada solo sul vello. Dio fece così quella notte, e al mattino il terreno era asciutto, non c'era rugiada, mentre il panno era bagnato e Gedeone ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Compagnia!
Madianiti si sono uniti gli Amaleciti e i figli di Oriente. Hanno già passato il Giordano e si sono accampati. Thank you.
vicino per lui, perché se no loro avrebbero detto la mia madre ha salvato, sarebbero stati convinti di essere stati loro a combattere gli amici, e in più non avrebbero visto che il Signore si prendeva cura di loro. Comunque Gedeone è il più preoccupato, gli altri avete visto sono molto presa da resina, più da acchia, non sono abbastanza tranquilli. Gedeone è lì che fa finta di pregare, ma se la dorme della grossa. Ora direi di far concludere la storia e vado a svegliare. Gedeone? Tua volontà. Gedeone. Secoli dei secoli. Amen. Eccomi. Alzati. Alzati. E piomba nel campo dei Madianiti, perché il Signore ha messo tutti i Madianiti nelle tue mani. Ma sei proprio di che mi stai parlando? O sto sognando? Ora, Gedeone, ascolta, se non mi credi, prendi pura, vai al campo dei Madianiti, ascolta e udrai, e quello che udrai ti farà delle forze. Evidente.
maestro. Ho sonno. Avete sonno e dovevate dormire ieri sera invece di fare i gattini e i canguri. Ora dovete muovervi. Alzatevi, fate come farò io. Quando io suonerò la tromba, voi suonerete la tromba. Agiterete le torce e batterete sulle pentole intorno a tutto l'accampamento e griderete per il Signore e per Gedeone. Andiamo! Se dunque voi sovrani
sono arrivati. Sì, Caspare e Melchiorre. E Baldassare. Fagli entrare, che quest'anno li cucino io. Prego, signori, entrate pure. Benvenuti. Prego. Salute a voi. Siamo venuti da molto lontano per rendere omaggio ad un uomo. Re, bambino, il re di Giudea, il re che è nato, quello fanciullo. E dai, tutti gli anni la solita tiritera. Ora cominciate con Erode, no, quest'anno Erode, no. Perché se no mi mando in pasto ai leoni. Mi sa che siamo venuti in un brutto momento. Torniamo un'altra volta? Brutto momento? Scusate, ma non vi ho sempre forse trattati da miei pari, nonostante la mia evidente superiorità dittatoriale? Questo giro lo vedo male. Ma scusate, che cosa vi chiedo ogni volta? Benvenuti nobili stranieri, siamo venuti a cercare qualcuno. Sì, questo all'inizio, poi andiamo al suo. Qualcosa del tipo che non sei un re di secondo piano e che un giorno tutto il mondo sarà tuo? Vero, che farai anche la figura del cretino di Gesù. No, questo per favore dopo, prima dice, via su, erode, calma, non ti sei mica registrato. Dici quello che vuoi sapere e facciamo la finita. Siamo venuti in pace e in pace vorremmo andarci. Ah, in pace, disse lui, pace, disse lui. Io ero in pace prima di conoscervi, prima che arrivaste. Da quando siete arrivati la parola pace è sparita da tutto il mio regno. Ditemi, non è forse vero che tutte le volte vi dico dove deve nascere il vostro famoso bambino? E per questo è... E non è forse vero che vi dico anche di andarlo a trovare e di informarvi accuratamente su di lui? Vero. E non è forse vero? Ora vediamo. Non è forse vero che vi dico anche, che quando poi vi siete informati accuratamente su di lui, torniate da me a dirmi dove si trova con precisione, così che anch'io possa andare ad adorarlo. Veramente io questa parte non la ricordo, mi dispiace. Nemmeno io. Tu la ricordi? E voi la ricordate? Ma siete o non siete le re? Ma è possibile che non capite? Se questo bambino cresce, i nostri troni sono finiti. Noi non esistiamo più, morti, caput. Ma sono calmo! Sì, sì, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Il bambino è la luce che viene a illuminare tutti noi. Sono io il re! Io sono il re, non sono un uomo! Erode, e lui non illumina nessuno perché io sono già la luce! Erode, ma lui ci aiuterà ad essere re migliore! Ma sono già io il re migliore, no? Se sei il re di Israele, com'è mai non ascolti la profezia del figlio di Davide? La profezia? La profezia, dice lui, la profezia, la profezia. Ma dove finiremo con questa profezia? Dove finiremo con questa profezia? Piano, lo dico io di questa terra, sono l'unico soldato che non
Senza dire niente a Erode. Sono d'accordo. La stella che ci ha condotto fino qui ci indicherà la strada. Thank you.
Thank you.
Saluto a tutti.